Quarta parte del corso è relativa invece alla tutela del design industriale. Disegni e modelli, perché poi anche qua, a seconda della terminologia che si utilizza, ormai nel gergo comune si parla all'inglese di industrial design, noi parliamo più precisamente nelle norme italiane di disegni e modelli. Queste sono le categorie, previste dalla legge e qua sì, si sovrappongono un po' di fonti normative, è un po' complicato perché abbiamo già visto, le opere di design le abbiamo già viste, sono quelle che hanno anche il carattere, oltre al carattere creativo, hanno anche il valore artistico, ve l'ho già citato prima, punto 10, dell'articolo 2 della nostra legge. I modelli e i disegni ornamentali invece sono trattati dal codice civile nell'articolo 2593 e poi ne parla anche il codice della proprietà industriale, però parla di disegni e modelli, ha tolto l'aggettivo ornamentali. Ed è una scelta, come dire, voluta, nel senso che fino a un po' di anni fa il design era inteso come puramente estetico, migliorativo dell'estetica, puramente d'ornamento ornamentale. Adesso il design è anche interaction design, cioè disegnare una cosa perché sia funzionale, comoda, efficace, quindi c'è tutto un lavoro, uno studio che immagino conosciate meglio di me perché se avete fatto una facoltà, un politecnico, questi sono temi molto, molto centrali nel mercato di oggi. Comunque, adesso si parla appunto di disegni e modelli. Poi, nell'articolo 200, 2592 del codice civile, si parla anche dei modelli di utilità, che sono quelli che abbiamo già citato prima. Quindi, sono tre categorie diverse: opere di design che hanno carattere creativo e anche valore artistico in alcuni casi, modelli e disegni ornamentali. E modelli di utilità, secondo la definizione che abbiamo già dato prima. Qual è la tutela? Allora, l'articolo 31 si occupa della tutela dei disegni e modelli. Quindi possono costituire, articolo 31 del codice di proprietà industriale, che è una norma del 2005, possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. Questa è la definizione, di base, diciamo, fornita dalla legge italiana, dalla nostra norma articolo 31. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per l'elaboratore. E infine, per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo, scusate, lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Qui stiamo andando proprio ad un livello di dettaglio molto, molto, molto profondo, però ecco Scusami la questo. domanda, però una app, che roba è? No, app è software, software, c'entra nulla, no? Diritto d'autore pieno, proprio copyright. Quindi prima parte delle nostre slide, Prima non parte. siamo, tant'è che qua lo dice, esclusi i programmi per l'elaboratore. Ok. Il dubbio è sui caratteri tipografici, i font, cioè quando devi stampare una brochure e dici, ah, installa questo nuovo font. I font sono esattamente in questo campo qua, perché il font non è Ok, software. l'emoticon che cos'è? Penso che sia qua, caratteri tipografici e simboli grafici, vedi che c'è anche simboli grafici. Però più che altro i font e i simboli, quelli che utilizzo quando, non so chi di voi fa anche questo tipo di progettazione, cioè quando progetti un edificio c'è anche la parte sulla segnaletica, ok, no? E c'è tutto uno studio su quali sono i modi più efficaci per comunicare che qua c'è un bagno, che qua c'è un'uscita di sicurezza, cioè al di là degli standard per cui per dire uscita di sicurezza devi mettere per forza l'omino con la porticina verde, non ci sono tante scelte. Però c'è uno studio sui vari simboli e caratteri, diciamo, giochi grafici per indicare certi tipi di concetti. E qua siamo appunto esattamente in questo settore. Però ecco, il design è più che altro il design non so, le cause che vi ho citato prima, Apple e Samsung si sono fatte causa per la smussatura dell'angolo Complesso del. curvatura. L'asse esatto, uno, ah, ma io questo qua l'ho fatto prima io, l'hai fatto prima tu, ed era non un brevetto per invenzione, ma era più un design, un deposito di un design, che era la follia, perché il fatto che questo sia smussato di È una più o di piastrella, sono meno, due piastrelle, non so cosa hanno da dire su due piastrelle. quello è.
Però si sono, e si sono litigati a botte di avvocati da migliaia di euro, da decine di migliaia di euro. Okay? Quindi, come nell'altro schema, abbiamo la stessa cosa per confrontare il diritto d'autore con invece la tutela dei disegni e modelli. Quindi, stesso discorso, oggetto a tutela, vedete, da un lato è il nostro amico carattere creativo, scusate, la nostra opera del genio di carattere creativa, e di qua abbiamo disegni e modelli. L'acquisizione del diritto, allora, con il diritto d'autore è automatico, e invece i disegni e modelli si acquisisce la tutela attraverso il deposito del disegno nell'apposita ufficio, in appositi uffici. La tutela, vedete, i requisiti per la tutelabilità sono il carattere creativo, originalità e novità, l'abbiamo già detto, novità e carattere individuale, anche qua l'abbiamo visto nell'articolo 31. È uguale come nel brevetto, il titolare originale del diritto, nel diritto d'autore è l'autore, nei disegni e modelli è il soggetto che effettua la registrazione, e la durata della tutela sono 70 anni contro 5 anni della registrazione, cioè posso chiedere? Grazie, perché sto registrando e si sente sottofondo. Il design viene registrato 5 anni dalla registrazione, viene registrato e per 5 anni dalla registrazione viene tutelato, prorogabili per 5 volte fino ad un massimo quindi di 25 anni. L'esempio che facevo prima della sedia, queste sedie qua probabilmente sono state depositate come design, non sono particolarmente artistiche, quindi difficilmente le troveremo poi al Mart o in qualche centro, qualche museo del mobile. Però queste possono essere state depositate per 5 anni, e poi se sono accorti che avevano ancora una commerciabilità, allora viene rinnovato il deposito del design per ulteriori 5 anni, per ulteriori 4 volte, per un totale di 25 anni. Anche in questo caso ci sono dei costi di redazione e registrazione, cioè per depositare un design c'è da pagare una quota per il deposito. E vabbè, la disciplina principale nel nostro caso è, in questo caso, appunto il decreto, vedete, il decreto legislativo 30 del 2005, è quello che io ho chiamato finora codice della proprietà industriale. Ok? E quindi, ricapitolando, abbiamo questa situazione. Le tre principali tipi di creazione di cui ci siamo occupati nel corso di oggi, cioè i disegni opere d'architettura, ok, le opre del design industriale, le abbiamo viste, i progetti lavori di ingegneria. Questa è un po' la ricapitolazione, se così possiamo dire, il riassuntone del corso di oggi, di questa prima parte. Poi ho ancora un'altra parte sulle fotografie che possiamo approfondire, però vedete, ecco, questo è un po' lo schema riassuntivo, cioè abbiamo il tipo di tutela da una parte e i requisiti per avere la tutela. In questo modo, con questa slide, dovreste avere, diciamo, un impatto visivo di tutto quello che abbiamo detto oggi con un riassunto.